Ho riflettuto molto in questi giorni, cercando di dare un senso, perché un fottuto senso ci dovrà pure essere a tutta questa assurda situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato se il virus potesse parlare, e ho immaginato ciò che direbbe attraverso una lettera se potesse farlo. E queste sono le parole che sono riuscito a mettere su un foglio. Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Eh sì, sono proprio io. Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò da voi. Perché sono qui? Beh, diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta. Ero stanco di come vi rapportate l'uno all'altro. Ero stanco dei vostri soprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali e dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra avidità, della vostra ipocrisia e del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi e alle vostre famiglie. Ero stanco delle poche attenzioni che riservate molto spesso ai vostri figli. Ero stanco della vostra superficialità. Ero stanco dell'importanza che spesso date alle cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello o dell'ultimo modello di smartphone e della macchina più bella solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione. Ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Ero stanco di vedervi discutere e litigare per motivi futili. Ero stanco delle continue risse tra chi vi governa e delle scelte sbagliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare. Ero stanco di vedere gente che si insulta e ammazza per una partita di calcio. Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia a nessuno. Sono un virus. La mia azione vi costerà vite, ma voglio che capiate una volta per tutte che dovete cambiare rotta per il vostro bene. Il messaggio che vi voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della società in cui vivete perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare tutto apposta perché capiate che l'unica cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre energie d'ora in avanti è semplicemente una: la vita. La vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli e nipoti, perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali, non fate distinzioni tra voi. Vi ho dimostrato che le distanze non esistono. Ho percorso chilometri e chilometri in pochissimo tempo e senza che voi ve ne siate accorti. Io sono di passaggio, ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile. Camminate. Respirate profondamente. Fate del bene, perché il bene vi tornerà sempre indietro con gli interessi. Godetevi la natura, fate ciò che vi piace e vi appaga e createvi le condizioni per non dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena andato, ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio.